di copyright. E il copyleft cos'è? Ma allora, copyleft nasce più che altro da un gioco di parole, Appunto, non ha un copyleft. riconoscimento, nel senso copyright è una parola che trovi diciamo, nelle norme, negli atti giuridici, nelle sentenze delle istituzioni inglesi e americane. Di copyleft si parla più che altro nella goliardia degli hacker, potremmo dire. È nato come un gioco di parole degli informatici, i cosiddetti hacker, nel senso buono del termine, hacker anche lì, un'altra parola che è stata spesso storpiata e portata fuori dal suo contesto. Gli hacker, cioè gli smanettoni, quelli che hanno piacere a mettere le mani sul codice sorgente del software per vedere bene che cosa fa questo, potremmo dire. Quelli negli anni 80 si sono inventati questa parola un po' per fare il verso al copyright, Right, perché copyleft. sì, ma perché negli anni 80 il software, quindi i programmi per computer, è finito sotto copyright, cioè fino ai primi anni 80 non c'era una normativa che disciplinava il diritto d'autore o copyright sul software. Il governo americano, il legislatore americano nei primi anni 80 è stato, diciamo, il primo a fare quel passo, a dire che software era una nuova forma di opera dell'ingegno, opera creativa tutelata da copyright, e quindi quello che un'opera particolare come il software, che fino a quel momento era sempre stata libera, senza tutela, e data, diciamo, a corredo dell'hardware che uno si portava, si comprava, quindi in grandi macchinoni, i computer dell'epoca, che sono ben diversi da quelli che abbiamo in mano oggi, invece, appunto, è diventata una nuova forma di creatività tutelata dall'ordinamento giuridico. Allora, gli hacker, che fino a quel momento erano stati abituati a invece avere massima libertà nella modifica, nell'apertura e ridistribuzione del software, non, come dire, non ci stavano e cercavano di fare un po' il verso a questa cosa, questa deriva protezionistica, e hanno cominciato a parlare di copyleft, un po' appunto per reagire a questa deriva. E si sono inventate appunto questo modello di distribuzione del software che era copyleft, cioè un diritto, scusami, permesso di fare copie invece che un diritto di riservarsi le copie. Quindi copyleft potremmo tradurlo con permesso di copia o permesso d'autore, a seconda di che parte del mondo, in quale parte del mondo viviamo, cioè un sistema di licenze con cui l'autore libera l'opera, un'opera che è stata automaticamente portata sotto diritto d'autore dal legislatore. Abbiamo una chiamata in studio. Allora, Quindi attraverso un sistema di licenze, chiamate appunto licenze copyleft o licenze open source, si è riliberato il software che era finito sotto tutela di copyright da un momento all'altro. E niente, ecco, quello è un po', diciamo, l'inizio di questa parola copyleft, che ha anche il suo simbolino, la C di copyright rovesciata, che appunto significa copyleft, nel senso di rovesciamento del modello di copyright, cioè non uso più il diritto d'autore per proteggere, per chiudere un'opera, ma uso il diritto d'autore per liberarla. Ed è una cosa che, insomma, sembra un uovo di Colombo, ma è super innovativa. Ha Bene.